L'utilizzo del luminol dopo 4 ore di un nuovo sopralluogo ha portato a un risultato che era una novità per gli inquirenti, perché sono state trovate tracce di liquido nel luogo, nel punto in cui è stato trovato il cadavere di Elisa Claps. Che tipo di liquido? Occorrerà parecchio tempo per ottenere una risposta. Intanto però questo è un nuovo indizio che serve agli inquirenti per cercare di chiarire tanti punti oscuri ancora di questa vicenda. Peraltro è stato fatto un esame con un apparecchio che si chiama Crime Scope, molto particolare, e che serve a capire se effettivamente il corpo non sia mai stato spostato dalla posizione in cui è stato trovato 10 giorni fa, il 17 marzo, quando per caso degli operai che stavano facendo dei lavori di ristrutturazione del tetto della chiesa della Santissima Trinità sono entrati nel sottotetto. E agli esami non ripetibili che sono stati effettuati questa mattina hanno partecipato anche gli avvocati, i legali rappresentanti di Danilo Restivo, che è l'unico indagato per questa vicenda da 17 anni a questa parte. Abbiamo sentito l'avvocato Mario Marinelli mentre stava entrando, sentiamo la sua breve dichiarazione. Quella è una grandissima falsità. Nel senso? Perché non era sangue. No. Poi ne parleremo. Leggetevi gli atti del processo. Non lo dice lei. Ma non lo posso dire ora. Se non era sangue? Non lo so. Ecco, l'avvocato faceva riferimento a delle tracce che sono state trovate sugli indumenti che Danilo Restivo indossava il 12 settembre, che secondo alcune fonti investigative si tratterebbe di tracce di sangue. Secondo l'avvocato invece no, a questo punto bisognerà forse effettuare ulteriori riscontri. Restivo comunque resta appunto l'unico indagato, ma gli inquirenti non hanno nulla per dimostrare che sia stato effettivamente lui ad aver portato in quel posto Elisa Claps il giorno in cui poi è stata uccisa, ed anche per questo sono tornati su per trovare tracce, cercare tracce di chi potrebbe essere salito nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità. Direi che per il momento è da tutto, ci risentiamo più tardi.